Io a Stazione Termini ci lavoro la mattina e sera, cioè diciamo che ci abito, ci lavoro pure. Saranno una ventina d'anni. Ma ho girato Termini, Tiburtino, Ostiense, mi conoscono pure i sassi. Lavoricchio, diciamo. C'è un edicola, gli do una mano, gli metto a posto l'edicola, gli metto a posto, gli vado giù un magazzino, questo. Cioè, mi serve più che altro per stare in movimento e per stare anche alla stazione. La stazione è fatta un pochettino, è una guerra tra, diciamo, il cosiddetto barbone, che a me non mi piace questa frase, con i vigilanti, con la Wolf, ma negli ultimi tempi sono abbastanza calme. Però io c'è quello che lo sa bene, che chi sta per strada ha bisogno della bottiglia di vino, la birra, un pochettino bronzo, allora il suo cervello è fuori dalla realtà, allora vedi, si abbatte il becco con i vigilanti, con la polizia, allora lo pigliano, lo buttano fuori, a notte non ti fanno dormire, in un posto caldo, in un angoletto, ti chiamano, ti buttano fuori, ma non è che è colpa loro, è colpa del grande superiore. L'esercito mi dava 158 ore al giorno, nel 70, avevo 20 anni. Mi trasferisco a Bolzano. Lì succede una rissa. In questa rissa, in poche parole, ci scappa il morto. Bene, tra loro sono austriaci, io mi sono siciliano. Cioè, non so tutto quello che è successo, so soltanto che ho attraversato i confini austriaci e me ne sono andato in giro per il mondo. 8 anni, ho fatto 8 anni di mercenario, guerrigliero, dove stavano i dollari, io l'ho fatto. Mi volevano degradare, mi volevano dare 7 anni come direttore. Alla fine mi hanno scammata bene perché ho fatto un anno di domiciliare, però l'etichetta addosso come direttore, quella non te la posso trovare, ma a me non me ne frega niente. Mi sono separato con mia moglie, ho divorziato. E ho avuto anche un errore grandissimo, perché ho fatto uso di stupefacenti, poi sono stato sempre un grande alcolista, bevevo. Verso le 6:15, diciamo, avevo fatto 2 bottiglie di whisky. Poi nella giornata mi avevo bevuto una cassa di birra, 2 bottiglie di vino, cioè tutte queste cose. Il fegato dopo, boom! E infatti ho avuto un mezzo infarto, un collasso DOC. Ma adesso non posso più bere io perché sono sotto farmaci, devo prendere delle pasticche, 20 cose al giorno, perché ho un posto di intervento che devo fare. È tutto sotto controllo in mano loro. Vedete questo locale? Quando è stato inaugurato? No, qua, sembra binario 1. A me mi hanno invitato. C'era l'assessore Milano, grande stazione, tutti i capoccioni. Ma non è che loro hanno invitato a me, sono io che ho invitato a loro. Questi signori sono il fior fior all'occhiello di quello che succede alla stazione Termini. Perché alzarsi la mattina e combattere con tutte le persone che stanno per strada, che hanno bisogno, un gruppo base. Io invece sono fuori, perché c'è un'emergenza, chiamo gli addetti. Ragazzi, guardate che mi serve una coperta, devo portarla. Quando c'è un ragazzo che sta male, tutto lì, questa è la mia vita.